caso di imprevisto do il mio classico, consueto, benvenuto, bentrovato a Don Salvatore Miscio. Buona domenica! Bentrovati a tutti, buona domenica con un nuovo look, come vedi, eh? Si vede che hanno aperto, riaperto i Dopo il cantieri. lockdown, abbiamo il lookdown. Ha detto la battuta del giorno. A posto, finito così, Sì, mi posso fermare. riprendiamo il nostro cammino, anche perché c'è qualcuno che di battute ne fa più di te, molto più intelligenti. Molte, anche molto più belli, sì, più Sì, belle, sì. come no. È un caro, caro amico tuo, e adesso lo diventerà, sarà anche nostro, Guido Marangoni. Ben trovato. Ciao a tutti, buongiorno a tutti, buona domenica. Ciao Buona Anna Maria, ciao domenica, Don Salvatore. grazie, grazie Guido Ciao per Guido. essere con noi. Allora, il Don crea sempre questi incontri e noi siamo onorati, soprattutto oggi, di averti qui. Attore, cabarettista, comico, autore, non solo di spettacoli, ma anche di canzoni, di libri, insomma, un pupurrì di genio, di geniale. Forse è meglio che ti interrompo perché stai creando un'aspettativa un po' troppo alta, poi Vabbè, chi magari ti non conosce lo so. sa già, chi ancora non ti conosce saranno pochissimi, andrà a vedere. Poi adesso, insomma, un po' ci raccontiamo, ti racconterai e sappiamo che hai una musa ispiratrice di nome Anna e vogliamo sapere un po' di te, ecco, vogliamo farci un po' i fatti tuoi. Allora, io quando insomma, mi chiedono di raccontare, per sintetizzare, io dico sempre che sono, beh, prima di tutto sono un uomo, marito e padre, e questa è la cosa più importante. Poi, dal punto di vista professionale, dico sempre che sono un ingegnere informatico con il sogno di fare l'attore e con la fortuna di essere scrittore. Nel senso che la parte artistica è sempre stato un mio grande sogno, fin da quando ero bambino, insomma, ma che ho sempre messo da parte per una balbuzie, per un problema molto grosso di balbuzie. Tuttora sono molto balbuziente, però insomma, siccome mi avete detto che c'è poco tempo, oggi non balbetterò, insomma. No, a parte gli scherzi, sono balbuziente, però ho scoperto che con un microfono, infatti ho il microfono qui davanti proprio per questo motivo, riesco a ingannare il mio cervello e a governare questa mia fragilità. E proprio a proposito di fragilità, già da un po' di anni, da quando Daniela, mia moglie, mi ha spinto, mi ha detto: ma se è il tuo sogno salire sul palcoscenico, fallo. E allora, circa 15 anni fa, insomma, sono salito sul palcoscenico con dei miei spettacoli dove mi prendevo un po' in giro per appunto le mie fragilità. E avevamo già Marta e Francesca, che sono le nostre prime due figlie. Marta ha 20 anni e Francesca ne ha 17. E poi aspettavamo, insomma, il tanto atteso maschietto, quindi sono stati più tentativi, ecco, quindi questa cosa la sottolineo perché è stato poi un avvicinamento, diciamo, tentativi intendo andati male, cioè delle gravidanze che sono andate male. E poi è arrivata Anna, che è la nostra terza figlia, che ha 6 anni e ha quel famoso cromosoma in più che tanto spaventa le nostre enormi certezze, cioè la sindrome di Down. Buonasera a tutti, buonasera, guarda Anna, ciao, di ciao a tutti, ciao ciao ciao, guarda quante persone, wow, tutti amici nostri, ciao di ciao, mi vedi? Brava, ciao! Ecco, io insomma come posso dire, raccontare un po' con leggerezza. Dico sempre che desideravo talmente tanto il maschio che devo aver fatto confusione con i cromosomi, è arrivata Anna con un cromosoma in più. Ma Anna è stata veramente come posso dire, per tutti noi, un amplificatore. Ecco, non che non ci fossero, cioè non che Anna ha dei poteri speciali, no? Ma la disabilità esplicita di Anna, io dico sempre che Anna non può nascondere la sua disabilità, mentre io, te, noi, insomma, tutti noi abbiamo molte disabilità nascoste che teniamo ben nascoste. Ecco, questo amplificatore di nome Anna mi ha fatto venire proprio forte il desiderio di raccontare un altro punto di vista, cioè che dietro alla disabilità di Anna si nasconde una persona che è proprio Anna, perché io all'inizio ho fatto un po' l'errore di confondere
la sindrome di Down con Anna, ecco, la disabilità con Anna, se vogliamo più generalizzarlo, la diversità, ecco, che percepiamo con la persona che si nasconde dietro. E interrompetemi perché vedete da quando governo la balbuzie vado avanti. Fantastico, bellissimo il tuo pensiero, il tuo punto di vista. Don è una persona speciale, Guido. Sì, io ho avuto la gioia di conoscerlo innanzitutto, ci siamo incrociati grazie anche a un'amica in comune che è Chiara Scardicchio e che salutiamo, approfittiamo per salutare. Ci siamo incrociati lì a Foggia, invitati per un seminario sulle op skills, se ricordi, e poi ho avuto il piacere di invitarlo in parrocchia per parlare ai bambini, ai ragazzi, ed è stato un pomeriggio fantastico, nonostante le temperature fossero altissime, voglio dire, non era facile, eppure ho incontrato questi ragazzi e io ricordo il coinvolgimento, la gioia soprattutto dei tanti genitori che hanno diciamo, figli con la sindrome di Down, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi anche con Guido. E sicuramente di apprendere, voglio dire, un modo più corretto, più bello, più vero anche di vivere, diciamo, esperienze come queste. Per cui è una ricchezza totale. Poi ho avuto la gioia di averlo anche a casa, quindi... Sì, perché poi da lì è nata la gustare. E quindi quando siamo... quando con tutta la mia famiglia siamo tornati nelle vostre meravigliose terre, insomma, siamo venuti a pranzo... Anche con sì, e quindi ho gustato, tra virgolette, mentre lui gustava le orecchiette di mamma, io gustavo Guido e la sua famiglia, diciamo, in tanti aspetti, in tante cose. Quindi veramente un incontro bello, molto bello. A me personalmente ha fatto bene e continua a fare bene, anche perché poi non ho perso l'occasione di seguirlo, di leggere non solo il primo libro che mi ha dato una grande fortuna, che è Anna che sorride con la pioggia. Anna che sorride alla pioggia. Molto bello, e che tra l'altro Guido ha portato in giro tantissimo in Italia, vero Guido? Non so quanti incontri e presentazioni hai fatto. Infatti praticamente allora devo fare un piccolo passo indietro. Mi è venuto proprio il desiderio di raccontare appunto questa buona notizia, che era Anna, non la sindrome di Down. Dico che la sindrome di Down è una brutta notizia, ma Anna o chi, insomma, o qualsiasi altra persona che si nasconda dietro a questa disabilità, è una buona notizia. E ho voluto farlo seguendo l'invito di Papa Francesco di qualche anno fa, che nella Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali ha detto c'è bisogno non solo di consumare informazioni, ma anche di imparare a raccontare le nostre storie, a raccontare buone notizie. Ecco che la nostra storia, come vi renderete conto, non ha niente di eccezionale, assolutamente, ma e anche, vi dirò di più, condividere la fragilità non è proprio una potenza, ma la possibilità che abbiamo tutti di condividere tra di noi la parte che ci unisce di più, che è la nostra fragilità, dal mio punto di vista, insomma, ma non solo dal mio punto di vista, e ecco, è una potenzialità molto molto grande. E io la sto sperimentando da un po' di anni a questa parte, con appunto da quando è uscito il libro Anna che sorride alla pioggia, il primo libro, ho voluto, per unire tutti i miei sogni, presentarlo con uno spettacolo, un vero e proprio spettacolo. E di questo spettacolo, di questi incontri, ne ho fatti già circa 350, insomma, da quando è uscito il libro nel 2017 in tutta Italia, quindi sono venuto spesso anche in Puglia, ne avevo già fissati tipo un centinaio, che si è sospeso tutto, insomma, in attesa che possiamo ricominciare ad abbracciarci, ecco, perché questo è uno dei miei grandi desideri. Questo. Speriamo presto. Io da solo, perso in mezzo a questa strada, io ti prego, riaccompagnami a casa. E avrai sempre armonia di vivere nel ciel sereno. Appunto, andando in giro per l'Italia a raccontare cosa? Semplicemente che la buona notizia si nasconde dentro gli incontri, e dietro gli incontri ci sono sempre, sempre le persone, a prescindere dalla diversità, insomma, che incontriamo. Allora, io... Bellissimo, Guido. Sì, sì, no, sapete che il tempo sarebbe scaduto, ma siccome non mi va di lasciarlo andare perché non abbiamo ancora detto tanto, mi fermerei un attimo e poi riprendiamo. Che ne dici, Don? Buona idea.
Riprendiamo, visto che la vita si fa storia e anche il tema della giornata mondiale delle comunicazioni sociali è una storia bellissima quella di Guido, ce la sta raccontando anche se in maniera molto sintetica. Di se stesso dice, ma lo abbiamo verificato, che non è vero nulla. Non so suonare, non so cantare, ma quando lo faccio, e questo è vero, con una tipa mi sento Paul, John, George, pure Ringo Starr, e questa tipa abbiamo capito che è proprio Anna. Quindi Anna gli ha cambiato la vita, Anna è tutto ciò che c'è di positivo al mondo, e c'è anche una rubrica che tu le hai dedicato, Buone Notizie secondo Anna, perché lei vede molto più di noi, che ci fermiamo alla superficialità. Sì, nel senso che con le buone notizie appunto che ci porta Anna, che allora prima di tutto la più grande buona notizia è che c'è Anna, c'è una persona, no? E sembra una banalità veramente grande, ma in realtà è proprio tutto il segreto di tutta la nostra umanità. Dietro a ogni incontro che facciamo, anche forse il più difficile, il più significante, a volte il più gioioso, il più doloroso, ma c'è sempre una persona. Anna mi ha fatto scoprire che spesso rinunciamo a questi incontri, no? Perché magari per imbarazzo, per un sacco di ragioni. E, ecco, io ho voluto raccontarla proprio questa buona notizia, e utilizzando tutto quello che ho a disposizione, quindi teatro, musica, immagini, YouTube, Facebook, insomma tutto quello che c'è a disposizione. Poi da tutti questi incontri, appunto più di 350 negli ultimi 2 anni e mezzo, ho avuto la fortuna, la benedizione di fare veramente tanti incontri proprio reali e di condivisione, sia con famiglie o con persone, con famiglie magari che hanno i figli con sindrome di Down, ma anche con persone con sindrome di Down, ma anche con tantissime, tantissime altre persone che, non so, si sintonizzano su questo visetto sorridente che è Anna, per raccontare poi le proprie fragilità. Tutto questo l'ho raccolto nel nuovo libro, che è questo, se posso, che è Come stelle portate dal vento, che è proprio un tentativo, un mio tentativo di restituire la bellezza o parte della bellezza che ho incontrato in questi anni, insomma, di incontri proprio reali. Perché poi una delle cose belle che stanno accadendo, che sono accadute, è Internet diventa poi uno strumento per incontrarsi realmente, insomma, non rimane un qualcosa di virtuale, ma diventa, insomma, prova ne è l'incontro nostro, anche esatto, Don Salvatore, insomma, e tutti gli incontri. Quindi anche, e questo è un invito a tutti, perché siamo tutti coinvolti, utilizzando bene gli strumenti, ecco, possono diventare occasioni veramente di incontro e di annuncio della buona notizia. Che bello, è vero, confermiamo. Se non ci fosse stato questo tempo di restrizioni, ecco, tanti incontri, proprio in visto l'imprevisto, non li avremmo avuti. Quindi, insomma, c'è stato qualcosa di positivo anche in questo. Scrivi canzoni, spettacoli, libri. Anna che sorride alla pioggia è meravigliosa. La potenza comunicativa che ha Anna è effettivamente, insomma, è irraggiungibile se facessi tutto io da solo. Ma questo, l'ho detto anche prima, lo ripeto, non perché Anna è una persona speciale, eccezionale, non perché la sindrome di Down sia una bella notizia da sfruttare, non è questo. Ma io credo che la dinamica che, insomma, insieme anche con le mie figlie, con Daniela, perché tutto quello che faccio insomma, è condiviso poi in famiglia, no? Anche le buone notizie, secondo Anna, che raccontiamo su Facebook, che adesso sto scrivendo anche sul Corriere della Sera, sono condivise. Ma sono la modalità di comunicare, diciamo, la nostra parte più fragile. Quindi diciamo che la potenza, ecco, anche di questo tipo di comunicazione che Anna amplifica, perché l'ho anche detto all'inizio, è un grande amplificatore, sia delle nostre, posso dire, bassezze, ecco, anzi della mia bassezza a volte, ma anche delle cose belle. E quindi io credo che ci sia molto da fare da parte di ognuno di noi nel trovare nuovi linguaggi per raccontarci, ecco, per raccontare ancora una volta la buona notizia, perché questo poi è tutto il cuore, insomma,
del vivere anche, probabilmente. A proposito di nuovi linguaggi, Guido, io ho fatto tua quell'idea che hai lanciato con Anna dalle colonne del Corriere della Sera, cioè che visto che non possiamo scambiarci il segno della pace, e oggi è la prima domenica nella quale possiamo tornare a celebrare tutti insieme finalmente l'Eucaristia, pur stando a debita distanza, ho fatto mia l'idea di scambiarci la pace con gli occhi, con un sorriso, con uno sguardo sorridente. Scambiamoci uno sguardo di pace. Esatto, scambiamoci uno sguardo di pace, quindi ho fatto tua questa idea. Grazie, perché ci tenevo, e poi mi hanno scritto in molti che in moltissimi già lo fanno, no? Ma infatti non volevo assolutamente avere appunto la presunzione di avere un'idea unica, ma il mio desiderio, il nostro desiderio era quello di sottolineare anche l'importanza degli sguardi, perché a volte li consideriamo un qualcosa di superficiali in più, invece sono molto molto profondi e molto molto importanti, specialmente verso persone che magari si sentono con una diversità non usuale, ecco, perché poi non è che c'è una diversità più diversa di un'altra, ecco, per dire. Però credo che ritornare anche, magari cogliere questa occasione per scambiarci uno sguardo di pace, e credo sia molto più difficile scambiarsi uno sguardo di pace che una stretta di mano, ecco, credo che sia una buona opportunità, insomma. Bello. È vero, è vero. Torniamo a guardarci anche negli occhi. Allora, tu parli di poesie, siamo fatti di versi, forse non sai il sottotitolo del nostro programma è anche questo, passaggi di versi, e approfittiamo di quello strumento che hai alle tue spalle, lì solo soletto, che si chiama chitarra. Sì, guarda, ne ho un'altra chitarra, okay, qui, okay. Perché quella in realtà è una delle mie prime chitarre, anzi è una chitarra che mi ha regalato mia moglie Daniela tanti anni fa quando mi ha spinto sul palcoscenico, quindi è lì proprio per ricordarmi, ricordarmi questo. E così se approfittiamo, ti vogliamo ascoltare. Approfittiamo, io allora, senza rubare molto tempo, vi faccio il ritornello. Appunto, io ho scritto varie canzoni poi per lo spettacolo, poi in particolare una per il primo libro, Anna Cossia della Pioggia, e una per il secondo libro, Come stelle portate dal vento. Vi canto e vi saluto con il ritornello di Anna che sorride la pioggia. Guido, grazie. Un abbraccio forte. Voi, No, aspetta. No. Facciamo gli auguri alla mamma di Guido, perché sappiamo che oggi è il compleanno. Esatto, perché tra l'altro accolgo l'occasione, oggi è il compleanno di mia mamma, e quindi tanti tanti cari auguri, nonna Laura, mamma Laura, moglie Laura, donna Laura, grazie di cuore. Grazie, noi ci associamo. Auguroni. Anna, che sorride alla pioggia, facci buttare via l'ombrello, coprirsi non serve, bagnarsi è bello. Forse non ci avevo pensato, siamo fatti diversi, perché siamo poesia. Grazie di cuore a tutti. Ciao, grazie di cuore. Grazie. Ciao Guido, grazie. Buona domenica. Ciao.